particolare che è sostanzialmente una passeggiata, ma questo non è perché questa è la scelta dell'amministrazione, questo è perché quella è la realtà dei luoghi, perché io non vorrei che nessuno si parlasse senza avere un chiaro riferimento il posto dove questo lungomare è inserito, cioè tra il villaggio della Marinella e Caparone, che praticamente insiste già alle spalle il bosco litorale, che è un'area di particolare bellezza ed importanza, ed importante che esista, e davanti poi c'è il mare, cioè non c'è uno spazio come può essere edificato, cioè come può essere in altre realtà della regione, non è il lungomare di Reggio Calabria che stiamo qua valutando, qui stiamo valutando il lungomare della realtà di La Misera. Quindi è importante legare questa realizzazione di quest'opera soprattutto alle possibilità di sviluppo che andava e di occupazione di tempo libero, cioè in quella zona, su quello stradone ci vanno soprattutto a correre e ci vanno naturalmente d'estate le famiglie, quindi attrezzarlo adeguatamente perché questo avvenga. L'emendamento presentato puntava a rendere questo lungomare ancora più attrezzato, con delle aree per spettacoli, con delle aree di maggiore fruibilità da parte delle persone che potessero recarvisi, e soprattutto costituiva un punto di collegamento tra il bosco litorano e quello che il piano spiaggia incominciava ad autorizzare, cioè la realizzazione di lidi, perché subito dopo il lungomare incominciano i lidi, cioè qui non c'è il lungomare di Rimini che stiamo progettando, qui stiamo progettando un lungomare della Mese Terme che deve essere calibrato alla reale possibilità che in questo comune ci sono. Su questo progetto di 700.000 euro, a cui abbiamo unito nel successivo anno i 600.000 euro per arrivare a 1.300.000, già l'interrogazione risponde dicendo che sostanzialmente è stata approvata a febbraio del 2008, presente e di concerto con l'assessore alla rete urbana, che era allora il rappresentante di Lamezia e Provincia, non solo in giunta, il progetto preliminare, e quindi nessuna ulteriore indicazione andava data agli uffici, che nelle modalità delle risposte che mi hanno preparato mi assicurano che gli uffici hanno tutti gli elementi per procedere alla stesura del progetto definitivo, e che questa stesura del progetto definitivo è in fase di predisposizione. L'ultimo punto, però la problematica è l'ultima interrogazione.